Ciao Tamara, oggi hai partecipato a Scimis Business al Binario F, hai preso parte al talk Donne che Navigano raccontando la tua storia d'eccezione. Chi sei, cosa fai e descriviti con 3 aggettivi. Sono Tamara Viola e faccio la Beauty Digital Strategist. Che cos'è questo lavoro? Sono quella figura professionale che aiuta le piccole aziende e le piccole attività commerciali a definire e lanciare online il loro messaggio. 3 aggettivi con i quali potrei descrivermi: senza dubbio bellissima, come potete vedere anche dal video, ironica e molto creativa. Sei una digital strategist. Qual è la strada da percorrere per diventare esperti del settore digitale? Allora, innanzitutto, senza dubbio occorre formarsi costantemente, non perdere mai di vista questo obiettivo. Sì. E poi sviluppare delle caratteristiche, o meglio allenare delle caratteristiche che nessun corso ti può insegnare, che per me sono fondamentali, e sono l'empatia, l'ascolto e la curiosità. Tu hai frequentato dei corsi di formazione oppure diciamo è andata diversamente? Perché nel talk ci raccontavi un po', no, che questo lavoro è stato più lui a trovare te che te a cercare e trovare lui. Raccontaci un po' com'è andata. Sì, in realtà è questo lavoro che è arrivato da me, perché io avevo ben altre ambizioni, mi interessava il giornalismo. Ma in realtà, appunto, ho avuto l'occasione di cominciare a fare questo lavoro ormai 6 anni fa e l'ho colta. Chiaramente all'inizio non avevo le competenze necessarie, che ho poi sviluppato nel tempo, frequentando appunto corsi, leggendo centinaia di manuali e tutto quello che potevo trovare online sull'argomento, ma soprattutto facendo, mettendomi alla prova, sperimentando. Cosa rappresentano per te i social network? Ti chiedo sia nella vita privata, quindi personale, che professionale. Per quanto mi riguarda, i social network sono una parte importantissima della mia vita. Gli devo molto perché mi hanno portato le cose più belle che mi sono successe. Mi hanno portato l'amore, mi hanno portato gli amici che frequento oggi, che sono le persone alle quali sono più legata, e mi hanno portato il lavoro. Attualmente curi la strategia di marketing e social di un noto salone di bellezza di Roma. Attorno a questo salone tu hai creato una community, prima virtuale e poi reale. Quali sono i risultati di questo passaggio? Allora, senza dubbio il cambiamento di percezione di questo luogo, che non è più soltanto un posto dove farsi belle, dove tagliarsi i capelli, dove scovare un nuovo look, ma è anche un posto dove incontrare persone che hanno i tuoi stessi interessi, con i quali puoi condividere qualcosa di importante. Tu sei un'imprenditrice, dunque, cosa pensi dell'imprenditoria femminile in Italia? Credo che oggi sia molto difficile per le donne sviluppare un loro progetto imprenditoriale. Questo perché appunto non vengono sostenute da nessun punto di vista, ma credo che sia estremamente importante che ci siano luoghi come questo, come Binario F, e corsi come Scimis Business, che aiutano le donne anche a sentirsi ispirate e a pensare che c'è una possibilità, che si può fare, insomma. Grazie. Grazie a voi.